Una riflessione sulla disabilità grazie alla mostra Tommy, allestita nella sala espositiva di via Nicola Palma nel periodo natalizio, che si è conclusa e che ha avuto anche un grande successo. Sì, allora ha avuto un grande successo, non ce l'aspettavamo in effetti. È iniziata il 29 dicembre e è terminata ieri, 6 gennaio. Tante le persone che ci hanno fatto veramente dei complimenti, perché è sulla disabilità, è sulla riflessione e sulla disabilità. Tommy parte da Teramo, ma la mostra è itinerante. Sì, in effetti siamo partiti da Teramo perché ovviamente Teramo, l'Abruzzo è nel cuore, nel senso che Luca è di Teramo, Fausta Di Berardo che è il direttore artistico di questa mostra, Arte Live che siamo noi e quindi abbiamo sede a Teramo, quindi faremo questa mostra itinerante partendo dall'Abruzzo un po' ovunque e portandola in tutta Italia poi. Avete coinvolto anche un sociologo e avete sottoposto ai visitatori un questionario. Sì, il questionario è stato redatto a cura del professor Giovanni di Giacomo Antonio e della dottoressa Fausta Di Berardo. Insieme hanno redatto questo questionario che ovviamente offre delle domande dalle quali si possa evincere qual è la percezione sulla disabilità e ha riscosso successo, è stato il valore aggiunto a questa mostra. Le risposte ai questionari che fine faranno? Verranno elaborati appunto dalla dottoressa Di Berardo e dal professor Di Giacomo Antonio e verranno pubblicati sulla pagina Facebook Arte Live. All'inaugurazione il tema trattato è stata in realtà la disabilità, ma piuttosto le diverse abilità. Abbiamo fornito un documento anche che pone in rilievo come spesso la disabilità e la diversa abilità sia un valore aggiunto. E quindi il bilancio è estremamente positivo.